Diciamo questa seconda parte dell'esercitazione sulla classificazione dinamica. Vi avevo dato forse da bilanciare questa struttura. Per questo tipo di strutture dobbiamo riscrivere i corpi, in questo caso sono due corpi, applicare le forze esterne e sostituire ai vincoli le reazioni vincolari erogabili, e quindi le cerniere esterne erogano una forza in una qualsiasi direzione che proiettate lungo due direzioni qualsiasi, ad esempio la direzione orizzontale e quella verticale, possono avere due componenti A e B, sia la cerniera di sinistra che la cerniera di destra, mentre la cerniera interna abbiamo detto che eroga una forza a destra con le componenti opportune e una forza uguale ed opposta a sinistra, quindi se qui c'è E che va da sinistra a destra, qui c'è E che va da destra a sinistra, stessa cosa agli A per F. A questo punto si fa il bilancio delle forze e dei momenti e troviamo che E, ad esempio per la figura a destra, abbiamo che E più C è uguale a 0, abbiamo che F più D è uguale a 0. Dal bilancio dei momenti rispetto a questo polo possiamo vedere che E ed F non fanno momento perché il braccio ha modulo nullo, la forza C non fa momento perché è vero che il braccio non ha modulo nullo, ma il braccio di una forza e anche se volete esprimere il momento come un prodotto fra due numeri, il braccio e la forza, il braccio si definisce come distanza punto retta fra il punto corrispondente al polo e la retta d'azione della forza. Quindi la retta d'azione di questa forza C, siccome passa per il polo, questa distanza è nulla e quindi il polo non c'è. Oppure potete intendere il braccio come un vettore. Se voi fate il braccio, che è un vettore che va dal punto corrispondente al polo e il punto di applicazione della forza, fate il prodotto vettoriale con il vettore della forza e vedrete anche in questo caso che per la forza C il momento è nullo. Comunque in questo tipo di conti è conveniente considerare, tenere a mente che la definizione di braccio come la distanza punto retta fra il polo e la retta d'applicazione della forza. Conveniente, ma naturalmente non è obbligatorio. Mentre per quanto riguarda la forza D, il braccio è distanza punto retta è proprio L. Sì, chiaramente voi definite in modo univoco la struttura, anche dal punto di vista geometrico. Di conseguenza voi avete che D per L è uguale a 0. Poi avete il corpo di sinistra, e il corpo di sinistra ha ancora una volta bilancio delle forze orizzontali, e cioè A uguale ad E, bilancio delle forze verticali, e cioè D uguale a F piccolo più F grande, bilancio dei momenti, ad esempio rispetto a questo polo qui A e B non fanno momento, F è pari a braccio che rispetto a questo polo è pari a che cosa?
il braccio della forza F, il braccio, la forza F, mentre il braccio è questa distanza qui che è L mezzi. Quindi stavo considerando che ovviamente 0 è il momento di A, 0 è il momento di B, il momento di F è F per il braccio che è L mezzi, F L mezzi, con il segno entrante, perché supponiamo, quindi siccome il momento è entrante rispetto a questo polo, gli mettiamo il segno negativo. E quindi mettiamo meno F per L mezzi. Quanto è il braccio di E? Distanza punto retta, la retta d'azione di E, che è 0, quindi. Mentre il braccio di F è L, sempre il segno è il momento entrante, quindi il segno è sempre negativo, quindi meno F piccolo per L, e quindi uguale a 0. Ora questo sistema di equazioni lineari lo potete risolvere in vario modo. Primo, diciamo il modo, diciamo quello più generale, quello che abbiamo fatto fino adesso con la matrice cinema, con la matrice dinamica. Allora abbiamo detto che bisogna scrivere una matrice, poi qui ci dobbiamo mettere le reazioni vincolari, e quindi A, B, C, D, E, F uguale a certi termini noti che corrispondono poi alle forze esterne. La prima equazione è E più C uguale a 0, e quindi la prima riga la dovete scrivere in questo modo. La seconda equazione è F più D uguale a 0, e quindi avete 0, 0, 0, 1, 0, 1. La terza equazione è D per L uguale a 0, e quindi avete 0, 0, 0, L, 0, 0, qui da questa parte avete sempre 0, 0, 0. La quarta equazione avete A uguale ad E, e quindi 1, 0, 0, 0, meno 1, 0, per riprendere A uguale ad E, chiaramente qua pure 0. La quarta equazione B uguale a F più F grande, e quindi avete 0, 1, C, D, E, F con il meno 1 e F grande che sta qui. La sesta equazione è questa, potete anche considerarla con un segno più a destra e a sinistra, tanto moltiplicando un'equazione per meno 1 è la stessa cosa. E che cosa avete? Avete che l'unico coefficiente diverso da 0 è quello di F, quindi 0, 0, 0, 0, 0, quello di F ha una L, e poi dall'altra parte avete meno F per L mezzi. Oh, se vi andate a calcolare il determinante di questa matrice, quanto vi viene? Ad esempio, sviluppando l'ultima riga, tenete L per questo minore, sviluppando questa riga avete 1 moltiplicato 1 per questo minore, poi sviluppando questa riga, poi potete ancora sviluppare questa riga qui, quello che vi viene, tipo, sviluppando questa colonna fate così e vi rimangono 0, quindi il determinante è 0. Quindi se il determinante è 0 per il teorema di Cramer, visto che è un sistema di equazioni, di 6 equazioni in 6 incognite, per il teorema di Cramer non esiste soluzione, quindi non esiste un sistema di reazioni vincolari che bilancia quella forza F che stava qui. Ma questo lo potete vedere pure da qui, no? Perché D è 0, quindi uno se lo scrive da una parte, D è uguale a 0, ma se D è 0 anche F è 0, quindi F è 0,
Ma se D ed F sono 0, abbiamo trovato, eccolo qua, se F è 0, questo non c'è, e vedete che la sesta equazione vi significa F per L mezzo uguale a 0, il che è un assurdo, perché F grande è una forza esterna che non è che lo potete decidere voi, è dato dal problema. L pure è un dato geometrico, e quindi era arrivata ad un assurdo avendo supposto che quel sistema era bilanciato, quindi non potete andare avanti, quindi il sistema è impossibile, non potete risolverlo. Abbiamo detto che se le reazioni vincolari che bilanciano una struttura facendo il bilancio delle forze e dei momenti sono uniche, il problema è isostatico. Se invece abbiamo infinito alla n soluzioni, il problema è n volte iperstatico. Se invece non ci sono soluzioni, il problema è labile. In questo caso non ci sono soluzioni, quindi il problema è labile. Domande? Vediamo di risolvere, di trovare le reazioni vincolari per questa struttura al variare del parametro alfa, assumendo sempre che la lunghezza di queste travi sia L. Allora, abbiamo detto che si fa, si riscrive la struttura, si sostituiscono ai vincoli le reazioni vincolari erogabili, e quindi per il glifo a sinistra le reazioni vincolari sono quella relativa alla forza orizzontale A e la coppia B. Forza verticale è 0, perché vedete che qui c'è uno scorrimento possibile, quindi se non avete nessun ostacolo a questo scorrimento vuol dire che la reazione vincolare è nulla. A sinistra invece c'è sempre un glifo, e quindi avete che il vincolo eroga una forza in quale direzione? Nella direzione ortogonale a quella di scorrimento. E quindi cosa dovete fare? Dovete mettere questa forza nella direzione, chiamatela C ad esempio, nella direzione ortogonale a quella di scorrimento. Beh, quindi in qualche modo dovete dire che questo è l'angolo alfa. Vediamo se la freccia è giusta. Se è 0, sì. Quindi questo angolo alfa qui corrisponde a quest'angolo alfa qui. È chiaro a tutti che questo è una corrispondenza? Ma il glifo non eroga soltanto una forza, altrimenti sarebbe un carrello. Eroga anche una coppia. Chiamiamola ad esempio D. La cerniera interna si tratta, come abbiamo detto l'altra volta, con una forza a destra, E ed F, una forza uguale ed opposta a sinistra, E ed F, e poi e poi dovete aggiungere la forza esterna F grande. Come l'aggiungete? Abbiamo detto che è irrilevante, potete metterla sia a sinistra che a destra. Scegliamone una e la mettiamo ad esempio a sinistra. E quindi io potrei mettere un'altra freccia
verso il basso chiamandola F, oppure riprendo questa freccia e rinomino, al posto di chiamare questo di scrivere PF piccolo, scrivo F piccolo PF grande. Oppure avrei potuto scrivere qui alternativamente F piccolo meno F grande. Perché meno? Perché qui la freccia è rivolta verso l'alto. E poi cosa si fa? Si scrivono queste sei equazioni. Perché sei equazioni? Perché abbiamo due corpi. Se abbiamo due corpi, allora se abbiamo due corpi avete le equazioni di bilancio delle forze e dei momenti per tutti e due i corpi. Siccome siamo sul piano, avete tre equazioni a destra e tre equazioni a sinistra, quindi sei equazioni. Scriviamo allora le equazioni che stanno qui e avete che A è uguale ad E per il bilancio delle forze orizzontali. Per il bilancio delle forze verticali avete, a volte si scrive direttamente in modo che poi la matrice dinamica sia scritta in modo più semplice, quindi invece di scrivere A uguale ad E, magari è più conveniente scrivere A meno E uguale a 0, ma naturalmente è irrilevante questa nota. Per il bilancio delle forze verticali avete che F piccolo più F grande uguale a 0, e quindi potete scrivere F piccolo uguale a meno F grande. Per il bilancio dei momenti, ad esempio, se scegliete questo come polo, la forza E non fa momento, la forza F piccolo più F grande non fa momento, la forza A non fa momento perché il braccio inteso come distanza punto retta tra il polo e la retta di applicazione di questa forza è nulla, il momento è nullo. E avete che questa coppia, quindi, è l'unica che rimane, che è uguale a 0, e quindi D uguale a 0. Quanto riguarda invece la trave di destra, per il bilancio delle forze orizzontali che cosa avete? Avete che E meno C per il seno di alfa è uguale a 0. Sono dubbi su questo? Chiaro, nel bilancio delle forze orizzontali dovete scrivere la componente orizzontale di questa forza positiva nel verso da sinistra verso destra, perché avete scritto E, e quindi meno C seno di alfa. Per il bilancio delle forze verticali invece avete F piccolo più C coseno di alfa uguale a 0. Per il bilancio dei momenti, ad esempio, se scegliete questo come polo, avete che F ha un momento entrante, quindi negativo, con un braccio pari a L, e quindi è meno F piccolo per L, e non fa momento perché il momento è 0, perché il braccio inteso come distanza punto retta fra il polo come punto e la retta d'applicazione della forza E è nulla, la distanza, quindi il momento di E è 0, il momento di F l'abbiamo scritto, il momento di C è 0 perché il braccio è nullo, e poi rimane la coppia D che abbiamo scelto uscente, quindi dovete scrivere più D uguale a 0. Quello che vi volevo dire, però cancello questa parte qua. A questo punto scriviamo questa matrice e vediamo di classificare la struttura al variare del parametro alfa. Allora, questa è la mia matrice. Qui avete le reazioni vincolari. Che avete la colonna delle forze esterne. Prima equazione, A meno E uguale a 0, e quindi 1 D C D F. Seconda equazione, F piccolo uguale a meno F grande, quindi 0, 0, 0, 0, 0, 1 meno F grande, e qua c'è la 0. Terza equazione, B uguale a 0, e quindi 0, 1, 0, 0, 0, 0,
è 0. Quarta equazione, e meno c seno di alfa uguale a 0. Allora vedi, 0, 0, meno seno di alfa di 1, 0. Per D abbiamo 0, per E abbiamo 1 e per F abbiamo 0. E a destra naturalmente 0. Quinta equazione, F più C coseno di alfa, quindi avete 0, 0, coseno di alfa, 0, 0, 1 e 0. Sesta equazione, meno FL più D uguale a 0. Allora, A, B, C, 1, 0, meno L e qui 0. E quindi andiamo a calcolare il rango di questa matrice, ovvero il determinante inizialmente. Anzi, essendo il sistema composto da un numero di equazioni pari al numero di incognite, andate diretto, invece che calcolare il rango e quindi utilizzare il teorema di Ruscio e Capelli, conviene utilizzare direttamente il teorema di Cramer, quindi calcolare direttamente il determinante. E quindi ad esempio, sviluppando, che ne so, la terza riga, abbiamo, ci rimane quest'altra matrice. Sviluppando la prima colonna ci rimane questa matrice. Sviluppando la seconda riga ci rimane questa matrice. Sviluppando l'ultima riga ci rimane questa matrice. Poi sviluppando questa colonna ci rimane essenzialmente coseno di alfa. E quindi il determinante della matrice dinamica, chiamiamola JD, è proporzionale al coseno di alfa. Per esempio 1, 0, cancello questa e questa qua. E quindi che cosa abbiamo? Poi, abbiamo che se alfa è uguale a 1, cancello sta riga. Quando cancelli la riga, ecco, cancelli la colonna. Io non mi ricordo più, mo però l'ho visto, ho capito. È uguale a pi greco mezzi più k pi greco, con k appartenente ai numeri interi, quindi pi greco mezzi, 3 mezzi pi greco, eccetera. Questo determinante è nullo. Se è nullo, il problema è labile. Quindi, in questa ipotesi, abbiamo una struttura labile. In tutti gli altri casi il coseno di alfa è diverso da zero e quindi per il teorema di Cramer la struttura è isostatica. In realtà quello che ho scritto leggermente ha un leggero, ma in certi casi significativo, errore. Perché osservate che se alfa vale pi greco mezzi, ad esempio, come dovete scrivere questo disegno? Lo dovete scrivere con alfa vale pi greco mezzi, che è 90 gradi, e quindi lo dovreste disegnare in questo modo. Ma non vuole, vai giù. Vedete che questa non è più una struttura, ma è una macchina. Vi ricordo che le strutture si definiscono strutture del sistema di corpi rigidi articolati che possiede un numero finito di configurazioni permesse dai vincoli. Invece una macchina possiede un numero infinito di configurazioni permesse dai vincoli. Vedete che questo è proprio il caso di una macchina, perché la struttura si può muovere, proprio una macchina, un treno. E
questo si è valido per ogni valore di k, perché anche se avete 3 mezzi pi greco, pi greco mezzo e 3 mezzi pi greco, con alfa uguale a pi greco mezzo e con alfa uguale a 3 mezzi pi greco, quel glifo è sostanzialmente invariato, è sempre lo stesso vincolo. Però la cosa, quindi magari uno può scrivere macchina labile invece che scrivere struttura labile. Oppure scrive sistema di corpi rigidi articolato labile, per non sbagliarsi. In realtà non tutte le macchine sono labili. Facciamo un esempio. Proprio questo esempio qua. Togliamo la forza, che succede? Se noi togliamo questa forza, questa F grande è 0, però la struttura rimane comunque il determinante diventa diverso da 0, rimane diverso da 0 ed è sempre labile. Perché? Perché comunque la struttura diventa... Ah no, aspetta, perché se togliamo la forza, F grande è 0, quindi questa non c'è, B uguale a 0, F uguale a 0, se F uguale a 0, C uguale a 0, D uguale a 0, se C uguale a 0, E uguale a 0, A uguale a 0. Ok, grazie a Dio. E quindi esiste esiste una soluzione che è tutta quella nulla, però ne esistono anche altre secondo me. Vediamo, perché se F grande uguale a 0, avete F piccolo uguale a 0, B va bene che è uguale a 0, ma se F piccolo uguale a 0, B è uguale a 0 certamente, e anche C è uguale a 0, e quindi anche E, e quindi anche A. No, in questo caso se non avete una forza dall'esterno, la struttura ammette un'unica soluzione, che è quella nulla. Però, ad esempio, se voi mettete... La cosa interessante è questa. Questa è una macchina, ne ho detto, no? Quindi è labile. Però proviamo a mettere una forza qui nella direzione orizzontale. E questa forza ha una particolarità rispetto a una differenza sostanziale rispetto alla prima. Mentre se mettete una forza verticale, voi accendete l'atto di moto o il moto, questa forza non accende questo atto di moto. E che cosa cambia? Vediamolo. Cambia che dovremmo rifare i conti. Rifacciamoli, però magari la maggior parte di questi sono, li possiamo riutilizzare. Quindi riscriviamo la struttura, sostituiamo i vincoli, le relazioni vincolari erogabili. Abbiamo che il glifo l'abbiamo chiamato A e B, giusto? Con la B entrante, uscente. Poi questo glifo abbiamo chiamato C e D, con la D entrante uscente, e poi avete qui la E, no, era uscente, la D è uscente, poi avete la E, più F grande, la F piccolo,
Electric. E come abbiamo scritto? E quindi dal bilancio delle forze. Come l'avevamo scritto? L'avevamo scritto da destra verso sinistra? Ok. Ma tanto per non... Non è che è necessario utilizzare gli stessi simboli, però se vogliamo confrontare i risultati magari ci risparmiamo qualche millimetro cubo di gesso. Allora, per quanto riguarda il bilancio delle forze nella direzione orizzontale della trave di sinistra è equivalente. Il bilancio delle forze nella direzione verticale cambia leggermente. Perché vedete che a questo punto F piccolo è uguale a 0. Per quanto riguarda il bilancio dei momenti, se voi scegliete come polo, quale polo avevamo scelto? Questo qui, no, il polo, questo punto qui, quindi abbiamo scelto questo estremo qui come polo, e quindi E piccolo e F piccolo non fanno momento, A non fa momento, rimane la coppia B che è uguale a 0. Quindi anche questa equazione rimane invariata. Quanto riguarda invece le equazioni che stanno a destra, per il bilancio delle forze nella direzione orizzontale avete che E più F, possiamo fare così, E meno C uguale a meno F. Okay. Per quanto riguarda invece la direzione verticale avete che F piccolo è uguale a 0. Ok? Direzione verticale. Invece per quanto riguarda il bilancio dei momenti abbiamo scelto questo come polo. Questa forza C non fa momento, la forza E più F non fa momento, E più F grande non fa momento. La forza F piccolo fa momento pari a meno F piccolo per L, cioè questo, più D uguale a 0, e quindi non rimane, risulta invariata rispetto a prima, l'equazione almeno. Allora la soluzione di questo problema, senza fare la matrice dinamica, qual è? Va bene, B piccolo uguale a 0, F piccolo uguale a 0, che già sapevamo da lì, di conseguenza anche D è uguale a 0 da questa equazione. Quindi se D è uguale a 0, diciamo se F è uguale a 0, chiaramente questo non c'è, quindi D è uguale a 0, A uguale a D, e quindi abbiamo anche questo, e D è uguale semplicemente a C meno F. Quindi avete A, E e C che non riuscite a calcolarli. L'unica cosa è che avete soltanto due restrizioni. Avete che A è uguale a C, scusate, che A è uguale a D e che è anche uguale a C meno F. Quindi che ne so, se A è il vostro parametro, avete che E è uguale ad A e C è uguale ad A più F. Quindi per ogni valore di A, se scegliete arbitrario, scegliete B uguale a 0, scegliete C uguale ad A più F, scegliete D uguale a 0, scegliete E uguale ad A e scegliete F uguale a 0, per ogni valore di A la struttura è bilanciata. Quindi paradossalmente prima la stessa struttura, prima l'avevate considerata labile, quindi non esiste nessuna soluzione, quindi labile, cambiate la direzione della forza, la stessa struttura diventa una volta iperstatica. Non è più una struttura, è una macchina. Però i vincoli sono messi in modo tale che il sistema di corpi rigidi vincolato è una volta iperstatico. Cambiando la forza esterna possono succedere queste cose.
Infatti si parla anche di macchina internamente iperstatica, perché sono delle forze interne che sono no, si dice internamente iperstatica perché sono delle forze interne che non si riescono a trovare con il bilancio delle forze dei momenti. Solo per questo, diciamo la cosa. Io però vi volevo anche far vedere questa cosa attraverso la matrice dinamica. Ora però ho cancellato la soluzione. Mi ridite queste sei equazioni come le avevo scritte prima? A meno E uguale a 0, poi? F uguale a meno F grande. Qui meno F grande? Sì. No, questa seconda. Questa più piccola uguale a 0, poi qui? B uguale a 0. Allora, poi lo posso vedere pure da lì. No, B. Ah sì, B uguale a 0 così. F uguale a 0. Quella giusta. Questa rimane giusta? Sì. Questa rimane giusta. Poi meno FL. Questa invece è sbagliata, perché questa era meno FL più D uguale a 0. E per le coppie era sempre D uguale a 0? No, è l'ultima. No, aspetta. Qui abbiamo come polo questo e qui ne avete meno FL. Qui era meno FL. No, qui invece per quanto riguarda le forze verticali, no, qui erano orizzontali. Scusate, qui era orizzontale, quindi verticale F uguale a 0. Confermate che queste sono le sei equazioni che derivano dal bilancio delle forze dei momenti di questi due corpi rigidi? Allora, come si fa a vedere che questo sistema è una struttura, è una volta iperstatico? Attraverso la matrice dinamica. E questo si vede abbastanza facilmente. Si vede con il teorema di Riusci-Capelli, adesso vediamo come. Perché avete che la prima equazione è A meno E uguale a 0, quindi A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F 0. La seconda equazione è F uguale a 0, quindi 0 0, 0, 0, 0, 1, 0. La terza equazione è B uguale a 0, quindi questa. La quarta equazione è E meno C. D, E, F uguale a meno C grande. Qui invece avete F piccolo uguale a 0, quindi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E qui avete invece 0, 0, 0, 1 per quanto riguarda D e poi E meno L. E qui avete 0. Il determinante di questa matrice è 0, abbiamo visto prima, perché con alfa uguale a pi greco mezzi veniva 0 questo determinante, e quindi, diciamo, per il teorema di Cramer avete che la soluzione, per il teorema di Cramer non potete dedurre immediatamente che la soluzione non esiste o che ne esistono tante, potete dedurre dal fatto che il determinante della matrice dei coefficienti è uguale a 0 che non esiste un'unica soluzione. Però adesso queste soluzioni però, non ci sono o ce ne sono tante. A quel punto invece dovete, se volete avere questa informazione, dovete invocare il teorema di Riusci-Capelli e quindi dovete andare a vedere il rango di questa matrice, il rango di questa matrice con appesa alla colonna dei termini noti. Se questi due ranghi sono uguali, allora il sistema ammette soluzione.
Siccome per il teorema di Cramer non ce n'è neanche una, non ce n'è, allora ce ne sono infinite. Quante ce ne sono? Infinito alla numero di incognite meno questo rango, che è uguale. Chiaro? Andiamo a vedere il rango di questa. Allora, qui il rango 6 non può essere perché... E il rango 6 non può essere perché il determinante della matrice è, diverso, è uguale a 0, quindi 6 non può essere. Può essere forse 5. E andiamo a vedere qual è il minore pari a 5. Ma credo che ad esempio togliendo questa riga qua ci siamo. Togliendo questa riga, che poi è uguale a questa, dal fatto che queste due righe sono una proporzionale all'altra, in particolare proprio uguali, dico la seconda e la quinta, deducete subito che il determinante è uguale a 0. Però togliendo questa riga e magari anche questa colonna, no, questa colonna no, togliendo questa riga, e una colonna opportuna, adesso vediamo quale. Sì, questa colonna. No, scusatemi, anche questa. Fate passare per favore il Mauro, dovete togliere. Sicuramente questa no. Questa no. Questa no. O questa o questa. Vedete questa riga e questa colonna, andiamo a vedere il determinante della matrice che ne risulta. Allora, per vederlo, cominciamo a dire, sviluppiamo il determinante di quale matrice? La riscriviamo. Chiaro che io sto dando per scontato che voi sappiate che cos'è il rango di una matrice. Il numero massimo dei minori non nulli. Quindi, il minore massimo, l'ordine massimo di questi minori è 6, perché la matrice è 6x6. E quello non è, è nullo, quindi non può essere l'ordine massimo. Andiamo a vedere se è 5. Quindi di matrici 5x5 deduci. Di minori 5x5 ce ne sono tanti e in teoria uno li deve guardare tutti. Se ne trova almeno uno che è diverso da 0, allora il rango è 5. Se non ne trova neanche uno, avendoli analizzati tutti quanti, va a cercare il minore di ordine 4. Vediamo se questo dovrebbe essere quello nullo, non nullo, perché la matrice 5x5 che se ne deduce è fatta così. La prima riga è questa, la seconda è 0 1 0 0 0, la terza è 0 0 0 1 0, la quarta è 0 0 0 0 1, la quinta è 0 0 1 0 1. Questo dovrebbe essere diverso da 0 perché, ad esempio, sviluppando questa riga mi rimane questo. Sviluppando questa riga mi rimane questo. Sviluppando l'ultima riga mi rimane questo. E quindi questo minore, sviluppando questa riga mi rimane questo e mi rimane 1. E quindi questo è il minore non nullo di ordine 5. E va bene, quindi il rango, abbiamo scoperto che il rango della matrice dei coefficienti è 5. Vediamo adesso il rango della matrice dei coefficienti con appesa la colonna di termini noti.
sarà. E essenzialmente è questa matrice qui. Questo era un 1, no? Determinante una grigia, un... No, questo che era un 1, 1, 0, 1. Ah sì, è quella riga lo spot. E questa è una matrice che è che ha 6 righe e 7 colonne. Dovete andare a vedere il rango. Naturalmente potrebbe avere rango 6. Perché una matrice 6x7 potrebbe avere rango 6. E quindi uno si deve andare a vedere le sette, i 7 minori di ordine 6 che si vedono, magari cancellando prima la prima colonna, poi la seconda colonna, eccetera, poi cancellando l'ultima colonna, e vedere se, questi, se esiste un minore di ordine 6 che è diverso da 0. Si può far vedere che nel caso in cui mettete la forza verticale, se mettete la forza esterna verticale, questa F non sta più qui ma sta da un'altra parte, e il rango diventa 6. Se invece la forza è orizzontale, il rango rimane 5, torna, cioè il rango diventa 5, e quindi i due ranghi sono uguali e il sistema è iperstatico. E questo si può anche far vedere analiticamente. Vediamo se riusciamo a trovare un modo furbo. Ah, ad esempio, guardate qua, vedete che questa colonna qui è proporzionale a questa. Quindi già se togliete una colonna che non sia questa o questa, se togliete una colonna che non sia la terza o la settima, rimarrà una matrice con due colonne proporzionali. Quindi quei minori sicuramente sono nulli. Allora, proviamo a togliere questo. Si vede il determinante che ne risulta. Sabato. Io ho il libro. E allora risulta, se lo ristudiamo, allora qui abbiamo 0 0, ma togliendo questa colonna, che cosa rimane? Una matrice 6x6. Calcoliamo il determinante. È 0. La seconda e la quinta riga sono uguali. La seconda e la quinta riga sono uguali. Giusto, sono proporzionali. No, non sono uguali, perché questa è meno 1. No, la seconda e la quinta, giusto. Eccolo qua. Quindi abbiamo trovato subito, senza calcolarlo, che togliendo la terza colonna, io ho detto togliendo la prima, la seconda, la quarta, la quinta e la sesta, rimane il rango, rimane, sono determinanti uguali a 0. Togliendo la terza, come lui ha notato, il determinante è 0. Perché? Perché ci sono due righe uguali, questa e questa, quindi la terza non la possiamo togliere. A 0, 0, 0 lo riscriviamo, meno 1, 0, 0 lo riscriviamo. Allora proviamo a togliere la settima. Ma la settima, se togliamo la settima, torniamo alla matrice dinamica. E abbiamo già detto che il determinante era 0 e quindi ritroviamo che questo rango non è 6. Certamente è 5, perché basta riprendersi il minore di prima, il minore che abbiamo visto prima, e quindi è 5, i due ranghi sono uguali, la struttura, sistema di corpi rigidi articolato ha almeno una soluzione. Siccome la soluzione non è unica, l'abbiamo già visto prima, le soluzioni sono tante. Quante sono? Infinito alla numero di incognite 6 meno il rango 6 meno 5 è 1,
in infinito alla 1. Chiaro che facendolo per sostituzione noi l'avevamo subito scoperto che le soluzioni erano infinite alla 1, però questo è un metodo più sistematico. Magari se dovete programmare, se dovete fare un algoritmo che, data la struttura di classifica, della classifica, dovete naturalmente giocare con i ranghi, perché per sostituzione è più difficile. Invece il computer il rango di una matrice ve lo calcola subito, che sono conti ripetitivi che un computer lo fa immediatamente. Quanto tempo rimane? Tre quarti d'ora, quindi possiamo fare un altro esercizio complicato. Facciamo direttamente vediamo questo esercizio. Sono tre corpi e quindi il numero magari di equazioni sarà un po' più complicato. Riscriviamo qui lo schema di corpo libero. Lo schema di corpo libero è quello schema in cui voi rappresentate la struttura, le forze esterne e le reazioni vincolari erogabili. Questo corpo, questo corpo e quest'altro corpo. Per quanto riguarda le reazioni vincolari, partiamo da destra, abbiamo A, B e C. Questa cerniera abbiamo D e quest'altra cerniera avete F, G. Magari siccome avete anche questa forza esterna, la mettete sopra, scegliete se metterla sopra o sotto. Scegliamo sopra, è irrilevante, però qualche scelta dobbiamo farla. Poi abbiamo questo glifo, quindi siamo arrivati ad H, con questo angolo alfa, e poi la coppia che potete chiamarla I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 incognite,
nelle 9 equazioni che adesso scrivo. Quali sono queste 9 equazioni? Sono il bilancio delle forze e dei momenti delle tre strutture. Vediamo quella in alto a destra. Nel bilancio delle forze orizzontali troviamo che cosa? Che A più D è uguale a 0. Dal bilancio delle forze verticali otteniamo che E più B è uguale a 0. Quindi B più E è uguale a 0. Dal bilancio dei momenti, se voi scrivete rispetto a questo polo qui, ottenete che E e D non fanno momento, A non fa momento, B fa un momento pari a B per L. E C che fa momento pari a C perché è uscente, quindi B per L più C uguale a 0. Vediamo ora questo secondo corpo. Dal bilancio delle forze nella direzione orizzontale otteniamo che cosa? Che meno D più F uguale a meno F grande. Dal bilancio delle forze nella direzione, oppure se volete F piccolo per F grande uguale a D. Dal bilancio delle forze nella direzione verticale abbiamo che meno E più G è uguale a 0. Dal bilancio dei momenti, allora, se voi prendete come polo questo, la forza G non fa momento, la forza F piccolo per F grande non fa momento, la forza D fa un momento pari a D per e questo è L D per L. Quindi abbiamo detto D per L e la forza E fa un momento pari a meno E per L, quindi meno E per L uguale a 0. Andiamo a vedere allora le tre equazioni relative al corpo in basso a sinistra. Dal bilancio delle forze orizzontali avete che meno F più H coseno di alfa uguale a 0. Andiamo un po' più sopra. Dal bilancio delle forze verticali ottenete che meno G più H seno di alfa è uguale a 0. Ci sono dubbi, ditelo, eh? Dal bilancio dei momenti, se scegliete come polo questo, osservate che se scegliete come polo questo dovete stare attenti a fare il momento della forza H, perché dovete scrivere la distanza punto retta fra la retta d'applicazione, fra la retta di H e questo punto qui, che è una canale. Ma magari se lo fate rispetto a questo punto vi conviene recuperare la definizione di momento, quella data da braccio vettore forza, e farlo direttamente in forma con la regola mnemonica del prodotto vettoriale. Insomma, a vostra scelta. Io preferisco scegliere come polo qui un punto che mi evita questa complicazione. E quindi avete che G non fa momento, così come H rispetto a questo polo, e rimane F, e quindi più F per L, F piccolo per L, più I uguale a 0. E queste sono le mie 9 equazioni in 9 incognite. Scrivendo il tutto in forma matriciale, che cosa ottengo? Ottengo dalla prima equazione 1 A B C
D, E, F, G, H, I. Dalla seconda equazione che cosa ottengo? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dalla terza equazione ottengo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dalla quarta equazione ottengo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Osservate che per quanto riguarda le colonne dei termini noti, vabbè, poi pensiamo alla colonna dei termini noti. Abbiamo fatto le prime quattro equazioni, vediamo la quinta equazione. A, B, C, D, E, F, G, H, I. La sesta equazione è questa, dividendo per L forse conviene, e otteniamo quindi A, B, C, D, E, F, G, H, I. La settima equazione è questa, e quindi avete A, B, C, D, E, F, G. Su H abbiamo un coseno di alfa e su I abbiamo 0. L'ottava equazione è questa, e quindi sono tutti uguali a 0. Uguale a 0, uguale a 0. L'ottava equazione è questa, quindi avete A, B, C, D, E, F, G, e su H avete il seno di alfa e su I avete 0. L'ultima equazione è questa, e quindi che cosa avete? A, B, C, D, E. Su F avete una L, su G avete una 0 e sulla I avete una 1. E quindi questa è la matrice dinamica. Per vedere se la struttura è isostatica, l'ultima A, B, C, D, E, F, due zeri e nulla, A, G, H, I. Pure qua ho sbagliato G, va bene, no, ho fatto giusto. Quindi questa è la matrice dinamica. Andiamo a calcolare il determinante e che cosa otteniamo? Sviluppiamo sulle righe, siamo sfortunati. Vediamo la prima colonna, questa. Perché dico siamo sfortunati? Perché è chiaro che quando togliete vi conviene, quando sviluppate vi conviene sviluppare su una riga in cui ci sono tutti i zeri tranne un elemento. Sulle righe non abbiamo visto nessuna di queste, però potete anche sviluppare sulle colonne per il teorema di Laplace. E quindi abbiamo sviluppato la prima colonna. A questo punto possiamo sviluppare la terza colonna. A questo punto sviluppiamo la seconda colonna, cioè questa colonna qui. Non so perché non l'ho fatto prima, vabbè. Ah, non l'ho fatto perché prima avevo questa. Sviluppiamo quindi questa colonna, che rimane questo. Poi l'ultima riga. No, perché l'ultima riga abbiamo due numeri, non mi conviene. L'ultima colonna mi conviene. È l'ultima colonna. Questo e questo. Sviluppiamo a questo punto. Non dire che devo fare i conti perché. Sono sfortunato. Devo dividere in due elementi. Vabbè, che volevo lasciarvi questo disegno
perché vabbè, questo disegno tenetelo a mente, perché poi con alfa uguale a 45 gradi succede una cosa divertente. Poi lo ridisegno. Vabbè, sviluppiamo allora, diciamo così, sviluppiamo l'ultima colonna. Allora vedete, qui avete 0, qui avete 0, qui avete 0, rimane coseno di alfa. Col più o col meno? Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disparo, quindi col meno. Meno coseno di alfa che moltiplica il determinante di quale matrice? È la matrice che si ottiene togliendo il coseno, l'elemento che deriva dal coseno di alfa. Togliamo questo e questo, e quindi mi rimane meno 1, 0, 1, 0. Sì. 0, meno 1, 0, 1. Perché non lo so, io ho male. Questa l'abbiamo tolta e quindi rimane 0, 0, 0, meno 1. Meno coseno di alfa per questo, poi più seno di, scusate, sì, più seno di alfa, perché seno di alfa sta sulla diagonale, quindi somma fra righe, in indice di righe e indice di colonna è certamente pari, quindi più seno di alfa, quindi determinante di che cosa? Quello che rimane, a questo punto lo posso anche cancellare, e mi rimane meno 1, 0, 1, 0, rimane 0, meno 1, 0, 1, poi 1, meno 1, 0, 0, 1, meno 1, 0, 0, e rimane 0, 0, meno 1, 0. 0, 0, meno 1, 0. E va bene. A questo punto, questo è il determinante della matrice, meno proporzionale a questo numero che ho scritto in questa parte della lavagna. Andiamo a vedere quanto vale, nella speranza che non abbiamo sbagliato i conti. Allora, ad esempio, qui possiamo sviluppare la quarta colonna, la quarta riga, e se sviluppiamo la quarta riga, quindi che cosa avete? Avete meno coseno di alfa che moltiplica che cosa? Determinante di questo, sviluppando la quarta riga avete meno 1, perché l'elemento è meno 1, il segno è positivo perché, cioè, avete più meno 1 perché sta sulla diagonale, quindi indice di righe, indice di colonna, quindi la somma è certamente pari. Quindi meno 1 per il determinante, quindi meno il determinante di una matrice un po' più piccola che è questa, meno 1, 0, 1. 0, meno 1, 0, 1, meno 1, 0. Ah, meno 1, sì. E quindi questo determinante è così, poi lo calcoliamo, poi più seno di alfa. Qui che cosa mi conviene? Mi conviene sviluppare sempre l'ultima riga. Però a questo punto, questo elemento è la somma degli indici di questo elemento è dispari, quindi avete meno 1 per meno 1 fa più 1, quindi più il determinante di quello che rimane. Ma che cosa rimane? Rimane meno 1, 0, 0, e poi avete 0, meno 1, 1, e rimane 1, meno 1, 0.
Allora, questo determinante quanto vale? 1. Guri? Voi come lo fate? Io i determinanti 3x3 mi utilizzo la regola di Sarkus. Se voi fate meno 1, 0, 0, 1, meno 1, scrivete accanto le prime due righe, poi fate il prodotto di questi che fa 0, più il prodotto di questi che fa 0, più il prodotto di questi che fa 0, meno il prodotto di questi che è meno 1, quindi meno meno 1 fa 1, meno il prodotto di questi che fa 0, meno il prodotto di questi che fa 0. E quindi il derivante di questo, come un collega vi stava dicendo, vale 1. Vediamo. E quindi vi diventa meno coseno di alfa per meno che fa coseno di alfa. Per il determinante di questo che fa 1, quindi rimane coseno di alfa. Vediamo ora il determinante di questo, lo facciamo sempre con la regola di Sarkus, meno 1, 0, 0, 1, meno 1, e allora fa il prodotto di questi che fa 0, prodotto di questi che fa 0, prodotto di questi che fa 0, meno prodotto di questi che fa 0, meno prodotto di questi che fa 1, quindi meno 1, meno prodotto di questi che fa 0, quindi rimane meno 1. Qui ci abbiamo il più e quindi meno seno di alfa. E quindi questo è proporzionale alla matrice dinamica. Allora, quando è che questo determinante è 0? Quando il seno di alfa è uguale al coseno di alfa. Quando è che questo accade? A 45 gradi. Quindi quando alfa vale il greco quarti più k pi greco, mi sembra pi greco mezzi, k pi greco, no, sono uguali soltanto k pi greco. K pi greco. Allora la struttura è labile. La struttura è labile. In tutti gli altri casi, determinante è diverso da zero, esiste un'unica soluzione, la struttura è isostatica. Come ho fatto io ad accorgermene prima e vi ho notato questo alfa uguale a pi greco quarti? Perché mi sono fatto a mente la matrice? No. Adesso vi dico perché. Poi questo motivo ve lo spiegherò in modo più approfondito, sicuramente nel corso di ingegneria delle strutture. E poi vediamo se lo faccio anche a meccanica dei solidi, un discorso più approfondito. Allora, la struttura era, disegno direttamente la struttura a 45 gradi, con alfa uguale a 45 gradi. Allora, abbiamo visto che la relazione che c'è fra quando la struttura è labile e la struttura stessa, abbiamo già visto, diciamo, sperimentalmente, quindi, abbiamo visto con degli esempi che c'è una relazione stretta fra quando la struttura è labile e quando la struttura si muove, o quando le forze esterne premono da una parte tale che la struttura poi si muove, ovvero
spingono nella direzione di un atto di moto permesso dai vincoli. Allora, evidentemente, quello che succede in questo caso è che questa forza è erogata in una direzione che eccita un atto di moto. Ma qual è l'atto di moto qui? E qui l'atto di moto è questo. Questa trave deve stare ferma per forza, perché il corpo è rigido. Qua c'è un incastro. Quindi se questo punto è fermo, tutta la struttura è ferma. Quindi questo punto deve stare fermo, perché qui c'è una cerniera e rimane fermo. Però se voi scrivete, tolgo la forza esterna, e disegnate questo atto di moto. Ma quell'atto di moto è arbitrario o è esattamente quello? Cioè, come facciamo a determinare che l'inclinazione? Ho anche sbagliato a scriverlo. Come facciamo a... Adesso ve lo dico. Tanto ve lo dico. Qua a questo punto sta è fermo. Adesso... Qui cresce sempre di più, perché questo punto sta fermo. Io vi dico che questo, vi dico, disegnate un atto di moto tale che questa trave a L ruota intorno a questo punto. Quindi se ruota intorno a questo punto sta fermo. Poi più ci allontaniamo da quel punto e più c'è una velocità più grande. Ma se questo, se qua c'è una cerniera interna, anche l'altro corpo si muoverà con la stessa velocità, e quindi questo punto qua si muove alla stessa velocità. Poi qui non ruota perché avete un glifo. Se non ruota, la velocità di un punto è uguale su tutti i punti. Ecco perché a 45 gradi vedete che questa velocità è proprio permessa dal vincolo. Vi siete andati a cacciare proprio in una situazione sfortunata, nella situazione per quanto riguarda il parametro alfa, tale che questo atto di moto è permesso. Se questo atto di moto è permesso ed è eccitato dalla forza, perché vedete qua è una forza così, quindi una componente di quella forza eccita l'atto di moto. Probabilmente se voi mettevate una forza così, la struttura diventava iperstatica, perché questa forza non eccitava l'atto di moto permesso dai vincoli. Comunque noi in questo discorso non l'abbiamo fatto, perché abbiamo visto soltanto che in quel caso la struttura non ammette un'unica soluzione. Poi il fatto che è labile o iperstatica non abbiamo discusso. Però effettivamente da questa discussione otteniamo che era possibile intuire che con questa forza la struttura è iperstatica. Una qualsiasi altra forza, ad esempio questa, cioè quella dell'esercizio, la struttura è labile. E questo si vede anche con i ranghi delle matrici. Professore, ma l'atto di moto, dalla cerniera è applicata la forza fino a... Sì. Va aumentando? No, qui è costante. Qui è costante. Perché è costante? Perché essendo qui un glifo, il glifo abbiamo detto che era una coppia tale che questa struttura non ruota. E quindi se questo punto ha una velocità, tutti i punti hanno la stessa velocità. In un corpo rigido la differenza fra le velocità dei punti può essere data soltanto da una rotazione. Se non c'è rotazione tutte le velocità sono uguali, c'è solo traslazione. Come si possono vedere queste cose? Vedete? Perché io ho detto subito che questa era a 45 gradi? Perché la regola, che però, siccome non ve l'ho spiegata, prendetela per quello che è. Poi magari la spiegheremo meglio. È questa. Abbiamo detto che questa trave sta ferma. Qui avete una cerniera. Alla cerniera,
si può associare ad ogni cerniera, si può associare un centro istantaneo di rotazione, che credo che è un concetto che abbiate fatto a meccanica razionale, per voi di meccanica dei solidi. Poi invece nel corso di ingegneria delle strutture farò una cosa un po' più approfondita. Ma il centro di istantanea rotazione di una cerniera, relativo ad una cerniera, è proprio questo punto qui, così come quello relativo a una cerniera interna. Qual è il centro di istantanea rotazione di un glifo? Il centro di istantanea rotazione di un glifo, siccome il glifo non permette rotazioni e permette quindi solo traslazioni, il centro di rotazione sta all'infinito, nella retta ortogonale a quella di traslazione. E quindi questo centro di rotazione non sta qui, non sta qui, ma sta su una retta, sta all'infinito su questa retta. Allora esiste un teorema, che è il teorema di Kennedy, che vi dice che in un corpo, un sistema di corpi rigidi articolato, composto da due corpi come questo e questo, questo sta fermo quindi neanche lo considero, se i centri di istantanea rotazione sono allineati, allora esiste atto di moto. E questi centri sono allineati perché uno sta qui, l'altro sta qui e quest'altro sta all'infinito su questa retta, quindi all'infinito questi due punti sono allineati con quel punto all'infinito. Se invece alfa fosse stato diverso da 45 gradi, questi due punti non sarebbero stati allineati con quel punto all'infinito. E quindi questo è il motivo intuitivo per cui, che mi ha spinto a dire il risultato sarà pi greco quarti. Il risultato per il quale la struttura non è isostatica sarà pi greco quarti. E poi però facendo i conti ci è venuto lo stesso risultato. Mi rendo conto che detto così non è molto significativo, perché vi dovrei forse rispiegare di nuovo che cos'è un centro di istantanea rotazione, magari andatevelo a rivedere per il corso di meccanica nazionale, e invece per quanto riguarda il livello delle strutture ve lo farò in modo più approfondito la prossima volta. E quanto tempo ho? 5 minuti, e vabbè, quindi andiamo qui, se non ci sono domande. Se non mettete forze dall'esterno, certamente esiste una soluzione, che è quella nulla. Non imponete nulla dall'esterno, se niente è prestressato dall'inizio, se non imponete nessuna forza, la struttura almeno esiste quella, almeno esiste la soluzione nulla. Quindi certamente non è labile senza forze. Poi se questa forza vi fa in modo che le soluzioni sono più di una, allora diventi prestatico. Quindi il teorema Kennedy era: se i centri di rotazione sono allineati, quindi non si stanno i corpi rigidi articolati, allora sì, di due formando due corpi, allora esiste un altro di modo.